Buongiorno, siamo i ragazzi del Book Blog e siamo qui con Christian Raimo, autore del libro Tutti i banchi sono uguali, che oggi ha presentato qui nel chiosco di San Paolo insieme al professor Girolamo De Michele. E siamo qui per rivolgerle un paio di domande riguardo la conferenza. Allora, lei ha più volte indicato i genitori e le famiglie come una parte fortemente in causa in quello che è il processo comunque della scelta dei ragazzi del loro percorso scolastico. Per il suo, le famiglie possono essere considerate anche come responsabili della stagnazione dell'attuale sistema scolastico? Guarda, ovviamente c'è una convergenza. La scuola è un meraviglioso meccanismo democratico e per fortuna i decreti delegati, questa legge degli anni 70 che introduce all'interno della scuola dei luoghi dove poter fare politica, dove decidere come si fa scuola e ancora di più l'autonomia scolastica in qualche modo che dà voce a chi all'interno della scuola, tra studenti, nei consigli istituti, nelle consulte provinciali, ai genitori, nei consigli di classe, nei consigli di istituto anche loro o nei collegi docenti, ci sono tanti luoghi dove poter pensare alla scuola insieme. È ovvio che la scuola vuol dire, cioè pensare alla scuola insieme vuol dire occuparsi dei figli degli altri e non semplicemente pensare come ottenere un piccolo privilegio in più per i propri figli o come cercare di sanzionare dei ragazzi che non vanno a scuola come dovrebbero. La preoccupazione dei genitori e spesso degli insegnanti in questi ultimi anni è occuparsi semplicemente di questioni che riguardano la sicurezza. Ora invece è chiaro che immaginare una scuola insieme, progettarla insieme, poterla, come dire, poter discutere insieme di che cosa vuol dire fare scuola è un'occasione irripetibile. Le famiglie non sono semplicemente gli utenti, delle utenze per la scuola, ma sono appunto una parte in causa, ma non soltanto perché mandano i figli a scuola e quindi devono, come dire, come clienti hanno da dire la propria, perché la scuola è veramente di tutti, cioè pensare come è fatta la scuola vuol dire pensare come è fatta la società fra 10 anni, quindi su questo dico che le famiglie, ma tutti, vuol dire abbiamo una responsabilità sul pensiero della scuola. Non lasciamo la scuola a pochi consulenti, le decisioni sulla scuola a pochi consulenti ministeriali o a un potere sempre più invasivo dei presidi. Invece lei si è dedicato a lungo sul problema della scelta appunto del proseguimento alle scuole superiori. Certo. E quale sarebbe una soluzione che lei propone in modo tale che i ragazzi delle medie possano trovare nel modo migliore possibile il loro percorso, la loro strada, senza ritrovarsi nella nave dei salvabili, come diceva prima? Guarda, secondo me la proposta di miglioramento del sistema scolastico, anche per quanto riguarda l'orientamento, è la formazione dei formatori. Un formatore, un insegnante, un educatore ha anche la responsabilità di guidare, indirizzare, cercare di capire quali sono non soltanto, come dire, le attitudini al naso di un ragazzo, ma le possibilità concrete che abbia quel ragazzo. Il consiglio di orientamento per me vuol dire anche conoscere l'offerta formativa del proprio territorio. Questo secondo me è una responsabilità di un docente, non semplicemente capire, che ne so, se va bene in matematica lo manda allo scientifico, se non c'ha voglia di studiare lo manda al professionale, ma cercare di capire quali scuole tecniche, quali professionali, quali licei classici sono nella propria area e cercare di capire quali sono quei progetti lì. Ovviamente questo, come dire, non può essere fatto come lavoro di supplenza per un insegnante che guadagna magari 1200-1300 euro e non c'ha neanche il tempo, come dire, di comprarsi un giornale o un libro, ma deve essere fatto appunto pensando che ci siano delle ore di formazione pagate dignitosamente, che gli consentano anche appunto di provare, andare in giro, farsi un giro delle scuole, prendere appunto le informazioni e provare a tradurle a una famiglia che non sa cosa vuol dire appunto magari la differenza tra un tecnico e un professionale. Ci sono molte famiglie o molti ragazzi che non sanno bene che esistono, che ne so, il liceo coreutico, o non sanno la differenza tra un liceo in cui si fanno scienze applicate, un istituto tecnico in cui fanno scienze applicate e invece un liceo scientifico, o un tecnico dove si fa informatica e un tecnico dove si fa telecomunicazioni. Allora, presentare questo tipo di informazioni è quello che poi serve a un ragazzo che dice: io magari non voglio fare veramente
informatica e quindi voglio fare 6 ore di informatica a settimana, non voglio fare telecomunicazioni dove ce ne stanno 3 perché mi interessa fare qualcos'altro. Quello è molto più utile di dirgli suo figlio smanetta bene al computer, che non è un'informazione. Sempre riguardo alle scuole medie. Nel 75 Pasolini scriveva un articolo molto provocatorio in cui proponeva di abolire appunto la scuola media in quanto iniziazione alla vita borghese. Allora, partendo dal presupposto che il fine di Pasolini non era esattamente colpire l'istruzione in sé, ma criticare l'intero sistema borghese, parer suo, i processi di alternanza scuola-lavoro e stage sono considerabili come una moderna forma di iniziazione alla borghesia che attaccava tanto? Guarda, io nell'ultima parte del libro, ovviamente tutto un libro, il mio libro è tutto un inno, come dire, alla grandissima funzione che ha la scuola, quindi è un libro in qualche modo che si muove in linea con ovviamente i processi di borghesizzazione, nel senso positivo della rivoluzione francese, cioè la scuola libera, aperta, laica, l'istruzione pubblica, aperta a tutti, eccetera. Ma nell'ultima parte del libro ovviamente provo a ragionare e a far mia anche le critiche ovviamente a un modello di questa istruzione qui, che io condivido, quelle che fa Illich, Ivan Illich, quelle che fa Paul Goodman. È ovvio che una scuola va ripensata anche in funzione del mondo che si vuole, e quindi forse ha più senso, come dire, andare in una direzione di scuole libertarie, scuole cooperative, scuole che in qualche modo mettano in discussione degli ideali borghesi. Nel libro provo a citare la scuola di Summerhill di Alexander S. Neill o le scuole di Freinet, ma ragionare, come dire, in maniera critica su quale sia la funzione pedagogica della scuola è un passaggio ancora ulteriore, perché il problema fondamentale per me è l'analfabetismo funzionale della maggior parte degli studenti, di gran parte della popolazione adulta italiana, il 14,7% di dispersione scolastica, è il fatto che molte persone non vanno a scuola neanche alle medie. Più urgente ugualmente urgente, cioè rispetto al pensiero critico sulla scuola, non vuol dire che poi appunto intanto risolviamo, come dire, la dispersione scolastica e poi rimaginiamo la scuola. Sono due cose che vanno insieme. La riflessione critica sulla scuola va sempre insieme, come dire, al tentativo di mettere più persone possibile insieme a ragionare di scuola, e quindi anche agli studenti.